Troppi incendi di rifiuti a Siderno con i vigili del fuoco, costretti ad improvvisi quanto necessari interventi in varie zone della città. E di ieri mattina l'ultimo che si è verificato nei pressi del centro sportivo Campus, lungo la strada della Fiumara, che divide i centri abitati di Siderno e Locri. Con molta probabilità sono stati i soliti ignoti a dare alle fiamme una notevole quantità di rifiuti che si trovava nei pressi del centro sportivo e anche, in questo caso, data la violenza delle fiamme, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per evitare eventuali pericoli. La sera prima, altri due incendi sono stati segnalati in zona Pellegrina e anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Altro incendio, anche se di dimensioni ridotte, si è verificato sempre ieri mattina nella zona dell'ex ospedale, una situazione certamente incresciosa che fa seguito al violento incendio che si è verificato nell'impianto di raccolta di Contrada San Leo il 23 settembre scorso, che a causa dell'impossibilità della sua fruizione ha aggravato la problematica dei rifiuti sul territorio cittadino, anche se intanto sono stati adottati provvedimenti tampone per trasportare parte dei rifiuti fuori regione. La cittadinanza sta vivendo un periodo poco felice e, d'intesa con i partiti e movimenti ambientalisti, chiede interventi urgenti e anche la chiusura definitiva dell'impianto per evitare ulteriori problemi.